grazie per essere venuti. Allora, io sono l'ingegnere Renato Lili, sono field engineer per Excel Italia, area nord-ovest, quindi Piemonte, Val d'Aosta, Liguria, oltre anche alle due isole maggiori, Sicilia e Sardegna. Eccoci qua, prego. Ok, va. Ok, perfetto, allora. Eccoci qua, allora, chi siamo? Xella è un'azienda multinazionale, la casa madre ovviamente ha sede in Germania, a Duisburg, però come potete vedere presenta impianti produttivi un po' sparsi in gran parte dell'Europa. E per quanto riguarda il caso italiano, che ci interessa di più ovviamente, abbiamo, oltre alla sede legale in provincia di Bergamo, quindi gli uffici, abbiamo due poli produttivi, che sono uno in provincia di Piacenza, a Pontenure, e quest'area, questo polo produttivo, se in qualche modo serve quella che è tutta l'Italia del Nord e parte dell'Italia centrale. E poi abbiamo ovviamente il polo produttivo di Atella, in provincia di Potenza, che invece segue la parte rimanente, quindi chiaramente l'altra parte del centro Italia e il meridione. Allora, che cosa facciamo nel concreto? Allora, noi l'azienda produce materiali in calcestruzzo aerato autoclavato. Allora, tutti i nostri prodotti quindi hanno sostanzialmente gli stessi ingredienti, però chiaramente varia un po' la quantità degli ingredienti che noi utilizziamo. Il materiale è un materiale che è al 100% di origine minerale, quindi come potete vedere abbiamo circa l'80-85% della massa del prodotto è costituita da due elementi che sono acqua e sabbia silicea. Poi abbiamo una percentuale variabile di cemento e calce dal 5 al 15%, dipende ovviamente dal prodotto che vogliamo ottenere, 1% di anidrite e poi una piccolissima quantità, lo 0,05% di un agente espansivo che non è nient'altro che la bauxite e che è quell'elemento che serve, diciamo così, a far, tra virgolette, lievitare il nostro prodotto in fase di maturazione. Allora, un piccolo escursus storico: il materiale di per sé non è nulla di recente, ossia la tecnologia è in realtà risale addirittura alla fine dell'Ottocento, dove per la prima volta nell'ex Cecoslovacchia si tentò di realizzare appunto un calcestruzzo aerato, anche se però mancava ancora l'ultima parte, cioè il passaggio in autoclave. Successivamente nel 1923 invece in Svezia un certo architetto Ericsson è colui che effettivamente ha deciso di introdurre anche la fase di maturazione in autoclave, riducendo sensibilmente chiaramente quello che è il tempo della maturazione. E da qui, visto che tra l'altro nel 1924 la sede dove operava l'architetto era questa città svedese Hjulsbro in Svezia, ecco che è nato il marchio Eaton, che è il marchio che noi ovviamente utilizziamo. Allora, è un materiale chiaramente che presenta tutte le caratteristiche migliori del legno, quindi lavorabilità, è un materiale molto lavorabile, anche se però chiaramente cerca di togliere, comunque di far venire meno, quelle che sono invece le caratteristiche negative, quindi ad esempio il fatto che possa marcire, la resistenza al fuoco e così via. Allora, la gamma dei prodotti per quanto riguarda la densità varia tra 100 a 600 kg. 100 kg sono i prodotti in cui viene una componente di aria maggiore nella massa del materiale e ovviamente si predilige in questo caso il comportamento per quanto concerne l'isolamento termico, quindi tipicamente sono i nostri pannelli isolanti, marchio Multipore. Man mano che aumentiamo di densità, 300 o 400 kg al metro cubo, parliamo già di blocchi per murature, possono essere blocchi sia per murature portanti che per murature invece non portanti, quindi solo tamponature. Aumentando poi ancora di più la massa arriviamo a quelli che sono i prodotti, come ad esempio i prodotti per tramezzi interni con caratteristiche di resistenza acustica. Allora, noi parliamo sempre di un sistema, cioè di un sistema costruttivo, non solo di un prodotto, perché chiaramente noi forniamo, oltre ai blocchi e oltre ai pannelli, forniamo tutti i prodotti che permettono di chiudere il sistema costruttivo, quindi le malte, pezzi speciali, architravi e così via. Allora, guardiamo un attimo brevemente i vari prodotti che noi offriamo, partendo dalle murature per tamponamento. Monostrato perché? Perché i nostri prodotti, sfruttando quelle che sono le caratteristiche del materiale, permettono di fatto di non utilizzare
pensare di non rendere più necessario l'utilizzo del cappotto esterno. Perché? Perché di fatto i nostri prodotti possono arrivare, come vedete lì, a una trasmittanza termica fino a 0,15 watt al metro quadro Kelvin. Quindi di fatto io non ho più l'esigenza di utilizzare un cappotto. Naturalmente userò i pannelli solo per le correzioni dei ponti termici, quindi pilastri, entrambi. Il comportamento per quanto concerne l'isolamento termico dei nostri prodotti, come potete vedere, la trasmittanza, anche aumentando sensibilmente lo spessore, aumenta, o meglio, si riduce in realtà, anche se però di una porzione relativamente contenuta, quindi andiamo da 0,19 fino a 0,15, che è il nostro prodotto, ad esempio, di spessore 48, il Climagold 48. Però ciò che aumenta sensibilmente è lo sfasamento, quindi il comportamento estivo, per cui i nostri prodotti possono essere considerati prodotti che hanno un comportamento migliore addirittura durante la fase estiva. Per cui passando da 36 cm di spessore, dove ho uno sfasamento di circa 14 ore, fino al 48 cm arriva uno sfasamento di 20 ore. Quindi uno sfasamento dell'onda termica molto, molto grande. Allora, abbiamo poi prodotti per murature portanti, come dicevamo. In questo caso qui, i nostri prodotti, come potete vedere, possono arrivare, nonostante sia un prodotto, come dicevamo, che predilige il comportamento, quindi il comportamento meccanico, quindi la resistenza meccanica del prodotto, però comunque permette di ottenere delle trasmittanze fino a 0,20. Quindi, oltre alla resistenza meccanica, non trascuriamo sicuramente nemmeno il comportamento della resistenza, quindi della resistenza termica. Andando avanti, i nostri prodotti per murature portanti hanno le seguenti dimensioni, quindi una massa, una densità di circa 300 kg al metro cubo, spessore 40, lunghezza 62,5 e altezza 25. Sono prodotti ovviamente che hanno tutti quanti le stesse dimensioni, per cui vengono prodotti con un procedimento 100% automatizzato e quindi sono tutti quanti precisi al millimetro di fatto. Poi abbiamo, che cosa abbiamo? Le tramezze, quindi abbiamo i prodotti, i blocchi per tramezze interne. In questo caso qui abbiamo le esigenze che vengono in qualche modo, che favoriscono l'utilizzo, sono una facilità di posa, facilità di lavorazione e il fatto che il materiale sia molto lavorabile. Posso tagliarlo, conformarlo praticamente in tantissimi modi, proprio perché è un materiale che presenta caratteristiche fisiche tali da renderlo molto lavorabile. Guardate qui, possiamo vedere ad esempio è un materiale che si dice benissimo ad essere lavorato in squinci per murature o comunque per tramezzi curvilinei e le tracce sono un passaggio molto veloce ed è un passaggio che produce una quantità di polvere molto ridotta rispetto ad esempio ad altri prodotti più tradizionali. È un materiale ovviamente che presenta un'ottima resistenza, un ottimo comportamento all'utilizzo di selli piuttosto che di turboviti. Noi cooperiamo molto con l'azienda Fischer, però di fatto quasi tutti i produttori sono adatti ad essere utilizzati con il cacciasolzerato autoclavato. Abbiamo poi anche dei prodotti specifici per i divisori acustici. Qui si utilizza il cosiddetto concetto massa molla massa, per cui l'idea è quella di interfacciare, di utilizzare due blocchi, due nostri prodotti con massa differente, con densità differente, quindi 600 kg e 500 kg, e metterci in mezzo uno strato di 4 cm di lana minerale. In questo caso io posso garantire che il potere fonoisolante da laboratorio arriva a 65 decibel, mentre in situazioni di vita reali, in cui chiaramente ho tracce e cassette, arrivo comunque a garantire 64 decibel di potere fonoisolante, che è sicuramente un ottimo valore. Naturalmente i nostri prodotti, come dicevo prima, sono comunque prodotti tutti quanti del tutto... che hanno un comportamento al fuoco eccellente, quindi non sono prodotti infiammabili ovviamente, e con uno spessore anche solo di 8 cm io sono in grado di garantire un comportamento EI 120, quindi posso rendere chiaramente, possono essere utilizzati in ambienti come l'edilizia industriale, prevedendo opportuni opere di irrigidimento che devono essere chiaramente valutate da un progettista strutturale, e non vale più neanche il limite dei 4 metri in altezza, in quanto chiaramente sotto in qualche modo, se viene verificato dal progettista strutturale con opportuni rigidimenti, io posso essere in grado di arrivare, di estendere i nostri certificati per pareti fino ad 8 metri di altezza, quindi di fatto utilizzabili in capannoni e quant'altro.
Allora, dicevamo qui, ecco qui, il materiale è tutto incombustibile, Euro classe 1, e il comportamento al fuoco, come vedete, presenta caratteristiche ottime. Poi abbiamo il nostro secondo marchio, che invece è l'isolamento minerale, il multipore, quindi che di fatto è un pannello isolante, è un pannello che però è un pannello anche questo che presenta gli stessi ingredienti che utilizziamo per i blocchi, quindi è un pannello che è di origine minerale, può essere utilizzato sia come cappotto esterno, con spessori che vedete da 5 fino a 30 cm, sia per l'isolamento interno, ma anche per soluzioni antimuffa o addirittura da utilizzare come prodotto per murature malorate, quindi murature vecchie che presentano problemi di risalita, di umidità e quant'altro. Io posso utilizzarli benissimo e di fatto io vado a risolvere una situazione molto delicata, perché garantisco sia il fatto che la parete, quella diciamo ammalorata, viene in qualche modo protetta, e ovviamente anche le esigenze di isolamento termico. La nostra azienda, noi internamente parliamo di 4S, cioè sono le quattro linee guida che guidano un po' tutto il nostro modo di lavorare, che sono semplicità, sicurezza, salubrità e sostenibilità. Brevemente, è un materiale semplice, perché dicevamo materiale di origine minerale, ha una consistenza tale per cui può essere posato in opera, lavorato e in tantissimi modi e in maniera molto semplice. E come vedete è semplicità anche nei confronti di progettisti, perché di fatto i nodi sono sostanzialmente i dettagli sono sostanzialmente abbastanza semplificati, e quindi si ha una semplicità da intendersi a 360 gradi, sia per il progettista che per i termotecnici, per la direzione lavori e per l'impresa. Poi un materiale, dicevamo, sicuro, è un materiale quindi del tutto incombustibile, Euro classe 1, ed è un materiale che permette di evitare situazioni del genere. Recentemente anche ci sono stati casi dove si sono avute delle vere e proprie tragedie, proprio perché si utilizzavano come materiali isolanti materiali che non erano, che erano anzi materiali infiammabili. È un ottimo comportamento anche nei confronti dell'azione sismica, perché è un materiale relativamente leggero. Guardate la foto di sinistra, l'edificio che vedete qui ammalorato, anzi piuttosto quasi sul punto di cadere. Sulla foto di destra non lo vedete, perché? Perché queste due foto sono state scattate in due momenti diversi. La prima foto è dopo il primo sisma, la seconda foto dopo il secondo, è completamente crollato. Mentre invece l'edificio che vedete sullo sfondo e quest'altro che vedete a destra è lo stesso edificio realizzato con calcestruzzo autoclavato, e come vedete il comportamento è un comportamento ottimo, perché è un materiale che ha una massa molto contenuta, e quindi per chi si occupa naturalmente di progettazione strutturale la massa fa tutto, perché meno peso ho e meno concentrazione dei carichi e delle sollecitazioni ho. Poi è un materiale salubre, quindi non emette VOC, è un materiale che non può essere intaccato da agenti come batteri, muffe e quant'altro. È un materiale sostenibile, noi rispettiamo tutti quelli che sono i prodotti Xella, sono pienamente rispondenti ai requisiti del decreto CAM e hanno una percentuale di materiale riciclato al loro interno che arriva anche oltre il 20%. Naturalmente anche noi sul nostro sito sono scaricabili tutti i particolari del modello BIM che possono essere naturalmente utilizzati in fase di progettazione. Quello che noi offriamo, a cui teniamo molto, è il servizio tecnico di sede. Quindi noi, ad esempio la mia figura, quella del field engineer, siamo sempre a disposizione sia degli uffici tecnici che delle imprese a effettuare consulenza sia in ufficio che in cantiere, e abbiamo anche un servizio di supporto molto importante che è la nostra Academy, presso il nostro stabilimento di Ponte Nuro in provincia di Piacenza, e questo è rivolto sia ai progettisti che alle imprese. Offriamo questo servizio dove il nostro posatore viene proprio a mostrare fisicamente la realizzazione di porzioni di muro e quindi come può essere applicato il prodotto. Facciamo anche eventi direttamente in cantiere, quindi laddove fosse necessario, soprattutto nella prima fase noi siamo in grado di fornire un supporto di avviamento del cantiere, quindi dare le indicazioni per poter partire col piede giusto. Adesso un piccolissimo escurso su quelle che sono le nostre realizzazioni. Come potete vedere qui, ad esempio, abbiamo l'ospedale San Cataldo, è un materiale che si addice benissimo
all'edilizia ospedaliera. Questo qui tra l'altro è il più grande ospedale d'Europa, ha una superficie coperta di 200.000 metri quadri e quindi naturalmente qui giocano a nostro favore la velocità di posa, la semplicità di posa del materiale. Può essere utilizzato in ambienti naturalmente di edifici residenziali, edilizia residenziale, quindi i linguaggi formali che possono essere seguiti dai progettisti sono i più svariati, i materiali anche se vogliamo rivestire la superficie esterna possono essere naturalmente applicati al nostro prodotto, come potete vedere, e anche qui il linguaggio formale, quindi naturalmente possono esserci pareti piuttosto che appunto strutture con andamento non perfettamente rettilineo. Il nostro materiale si addice benissimo e i materiali appunto per rivestimento possono essere utilizzati in tutti i modi. Qui ci sono alcuni piccoli particolari, ad esempio il ribaltamento del muro, quindi tutti quelli che sono gli accorgimenti per evitare il ribaltamento del muro, le sfinottature piuttosto che gli angolari. Qui abbiamo un RSA, quindi una residenza sanitaria assistenziale. Qui un altro ospedale, come potete vedere la planimetria di questo edificio è del tutto non convenzionale, se possiamo dire così, quindi non ha linee dritte ma tantissime superfici curve e quindi il nostro materiale si addice benissimo ad essere utilizzato anche in questi contesti. Poi infine abbiamo qualche caso di edificio comunque di quartieri realizzati in Europa, quindi Amsterdam, questo qui è un hotel in Romania e infine il Museo di Arte Contemporanea di Mosca. Grazie per la vostra attenzione.